Oggi preparo con voi queste meravigliose focacce alte, friabilissime e morbide dentro. Iniziamo! E allora, per prima cosa, in un contenitore mettiamo l'acqua. Poi mettiamo il lievito di birra fresco. E lo facciamo sciogliere. Una volta sciolto il lievito, mettiamo la farina. E continuiamo a mescolare. Ora metto il sale, l'olio, inizio ad impastare con le mani. Occorrerà impastare bene per circa 15 minuti. Ok, ci siamo. Adesso, una volta ottenuto un bel composto liscio e compatto, formiamo una palla, la mettiamo nel contenitore, copriamo con un canovaccio con il coperchio e lasciamo lievitare per 3 ore in un posto molto caldo, quindi o nel forno spento ovviamente con la luce accesa, oppure copriamo con delle coperte o dei plate. Benissimo, guardate qua. Adesso infariniamo il piano, rovesciamo l'impasto sul piano, formiamo una specie di filone. E ad occhio, vedete, più o meno così, lo dividiamo a metà e facciamo due panetti, possibilmente non tondi, ma visto che usiamo delle teglie rettangolari, così, rettangolari. Ora mettiamo ogni panetto nella propria teglia, come vedete, rivestita con carta forno e unta con abbondante olio extravergine d'oliva, e facciamo lievitare per un'altra ora. Nel frattempo ci prepariamo la salamoia, quindi mettiamo in un contenitore l'acqua, l'olio, il sale, mescoliamo in maniera tale che il sale si sciolga e poi per comodità verso tutto in un biberon. Ecco qua. Passata un'ora, ci ungiamo un po' le dita e stendiamo l'impasto nella teglia. Ok, e adesso, guardate qua che belle, le rimettiamo a lievitare per un'altra ora, almeno un'altra ora, sempre in un luogo caldo. Passata un'ora, andiamo a fare dei buchi, delle pressioni con i polpastrelli. E in questi fori, agitiamo un po', andiamo a mettere la salamoia. Ecco qua. A questo punto mettiamo in forno e facciamo cuocere per 25 minuti alla massima temperatura, avendo cura di invertire la posizione delle teglie a metà cottura. Ed eccole qui, guardate che belle. Queste le potete lasciare così, aprire e farcire, oppure mettere un po' di rosmarino. Io ne faccio una con rosmarino ed una con l'origano. Mamma mia, 1 euro lo paghereste un pezzettone così? Assaggio con voi. Mamma mia, a parte che questa si può anche dividere in due e farcire, ma io ve la consiglierei così. Sentite qua, fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Guardate, croccantissima fuori, morbidissima dentro, super soffice. Ciao a tutti!
due focacce in teglie da 30 x 40 centimetri abbiamo bisogno di 770 g di farina 00, io uso la Caputo Nuvola, 520 ml d'acqua fredda, 12 g di lievito di birra fresco, 13 g di sale fino e 25 ml di olio extravergine d'oliva. Per la salamoia invece avremo bisogno di 12-13 cucchiai di olio extravergine d'oliva belli abbondanti, di una ventina di cucchiai d'acqua, un paio di cucchiaini di sale fino e di un biberon come questo o comunque qualcosa di simile per mescolare e per versare la salamoia sulle focacce. Mentre per il condimento avremo bisogno di rosmarino fresco e origano secco.